OK Glass Auditorium. Ecco Enrico, è un paziente un po' complesso, con una coronaria destra un pochino tutta diffusamente ammalata, in cui andremo a mettere due stent. Questa è un'arteria tutta da ricostruire, perché ha una stenosi dell'osso, una stenosi prossimale e una stenosi nel tratto medio e una prima della crux. Anche la risonanza magnetica ci dava un segno di sofferenza importante nella zona, cioè una sofferenza più del 10%. I Google Glass possono avere un'importante finalità didattica e formativa e costituire un utile strumento nelle sale operatorie, nelle sale di emodinamica, a completamento degli strumenti attualmente a disposizione per trasmettere quello che facciamo tutti i giorni in modo da completare la formazione dei medici. Non aggiungerei ulteriori stent. Avete delle domande da fare in sala? Siete soddisfatti anche voi del risultato? C'è qualche commento in sala? Dottoressa, questi stent mi sembrano molto più grandi. Come si inseriscono? Beh, come avete visto, prima di tutto bisogna preparare molto bene la lesione in modo che lo stent possa scivolare all'interno del vaso. La preparazione è indispensabile. Io direi che possiamo fare un'ultima iniezione di controllo e poi possiamo chiudere la procedura qui. Che cosa dice Enrico? Mi sembra un ottimo risultato. Vedo che anche il pubblico è d'accordo. Possiamo chiudere qui la procedura. Riteniamo di poter implementare la tecnologia Google Glass in ambiti chirurgici e non chirurgici di degenza ordinaria, dove gli operatori possano aver vantaggio dalla condivisione immediata di informazioni che derivino da tecnologie di diversa fonte. E riteniamo che questo possa essere ben presto uno stimolo ad un ulteriore miglioramento della qualità offerta sul processo clinico ed assistenziale che in Humanitas vogliamo tenere al miglior livello possibile anche da un punto di vista informatico. Appena entrati a far parte del Google Glass Explorer Program, insieme al nostro partner Rokivo abbiamo subito compreso le enormi potenzialità dei Glass. Da tempo stiamo sperimentando il loro utilizzo in diversi ambiti di applicazione, tra cui uno di quelli più interessanti è l'ambito medico-chirurgico. Infatti, grazie alla straordinaria interfaccia vocale, i Glass si prestano soprattutto a quegli utilizzi in cui chi li indossa deve operare a mani libere. È chiaro che ad oggi si sta parlando solo di prototipi, ma grazie al kit di sviluppo messo a disposizione da Google, società come la nostra sono in grado di programmare i Glass aggiungendo nuove funzionalità. Ok Glass, chiudi sessione.